piccolo un saggio delle circa 300 opere che oggi sono in giro e che un giorno faranno parte della storia personale e pittorica che mi riguarda. Ho dipinto in tutta la mia vita non più di 300 quadri, soprattutto ad olio, concentrati in tre grandi periodi. Il primo tra i 12 e i 27 anni, il secondo tra i 50 e i 53, il terzo nel 1998. A Campione una parte di questi lavori, frutto di periodi appassionati in cui le movenze dell'animo si ripercuotevano sulla mia creatività. Il primo quadro che vi mostro l'ho dipinto a 16 anni, sotto l'influsso di quel Don Giussani che nella scuola del Bechet, in liceo, era il mio professore di religione, esposi anche alla Galleria d'Arte Contemporanea in un concorso cui partecipai. Questo dipinto partecipò anche all'annuale concorso che c'era al Bechet e vinsi il primo premio. Mostra la centralità del Calvario per come è osservato dal cielo. Dalla città dell'uomo posta alla destra e in fiamme, le tre croci sono nel giusto mezzo a cui tutta la scena fa straordinario contorno, poste come sono a mezza via di una reale ascensione tra due rampe di scale, l'ultima delle quali è prospetticamente osservata dal cielo. Così visto dal cielo c'è solo un uomo, Gesù, nella croce di mezzo. E ciò in quanto le due altre umane sacrificate presenze sono ridotte alla duplice croce essenziale di un Dio Padre e Spirito Santo che, impersonando un uomo così pieno di se stesso da non riconoscersi vivo solo in Dio, ne dissolvono personalmente quell'umanità nei due grandi ladroni dell'essenza di Dio rubata dal loro umano io. Ebbene, Dio invece è chi domina e risplende in tutto e in tutti, e la sua essenza centrale si rivela nella luce celeste che domina e dà il suo colore a tutto l'insieme, in un modo così reale che chiaramente scrive nello stesso cielo un evidentissimo inri, un Jesus Nazarenus Rex Judeorum, che però è così chiaramente distinto tra le nuvole solo quando lo si ricerca, perché a prima vista esso non appare. Così, proprio allo stesso modo, anche sulle due croci poste ai due lati del Cristo va distinta l'essenza invisibile delle due persone di Dio, il Padre e lo Spirito Santo, che patirono umanamente la stessa croce in due reali uomini, ma in essi si defilarono, pur di non togliere gloria all'unico figlio voluto da Dio, assolutamente innocente, posto nel bel mezzo, e il solo che mentre dice «Io e il Padre siamo una sola cosa» non ruba all'essenza di Dio proprio alcunché. Dipinsi anche questo altro quadro che misura circa 2 metri di larghezza e rappresenta Corsico, una veduta di Milano che a me interessava allora perché lì in fondo, tra quelle ciminiere, c'era il posto in cui lavorava Giancarla Scaglioni, che poi sarebbe diventata mia moglie. Ripresi, dopo di aver fatto da giovane molti altri quadri che qui non vi documento,
non sono nemmeno più in possesso mio, perché sono stati distribuiti tra amici e parenti. Avevo fatto un autoritratto, avevo fatto altre opere, una sulla Battia di Chiaravalle e altre vedute riguardanti la Sardegna. Questo che vedete ora è un dipinto che appartiene al momento in cui ripresi a dipingere e ispirandomi al filosofo del Pantarei, creai un movimento pittorico intitolato Pantareismo e che partecipò ad alcune mostre, una a Trento. In queste sei tele affiancate è rappresentata la dinamica a quattro stagioni del tempo, che agisce in modo binario in sei spazi. Queste stagioni sono quattro, essendo una in tutto l'insieme, che è però distinto in tre: da destra verso sinistra, nel passato, nel presente e nel futuro, che è il primo a sinistra. Ogni tempo è complesso e mostra nel passato la spirale binaria, chiusa e aperta, che, confluita nella centralità del presente, lo conclude, mentre l'estremo futuro posto primo a sinistra è in sé il puro contrasto tra un buio colmo dei suoi illeggibili significati, posti solo nelle invisibili scritte, e un chiaro di luce che ha in se stesso quel flusso reale che lo collega misteriosamente al presente e al passato. Questo era un graffito che ormai non si può più vedere da nessuna parte perché è andato distrutto, perché era sulla parete di un appartamento che ho venduto e che probabilmente sarà stato ricoperto. È un dipinto effettuato a olio e mostra proprio la realtà nel pieno della sua composizione cromatica e nel suo apparente divenire, come un insieme di luci, di colori che si integrano l'un l'altro e mostrano infine l'apparente bellezza della nostra realtà. Questa tela dell'87 riduce all'essenziale l'immagine per come agisce nella mia mente, ridotta al suo modo di vedere, alla sua richiesta essenziale di aiuto. Il tutto nel divenire della sua immagine, ridotta proprio ad uno sguardo che ti interroga. Anche, ecco, questo vedete il cartellone del Pantareismo nel manifesto che feci quando organizzai questa mostra a Trento. Questo era un altro graffito che era nella mia casa, che vendetti per nel tentativo di bilanciare le perdite economiche che io avevo mentre gestivo la mia azienda, con l'unico scopo di aiutare tutti i miei dipendenti a dargli un lavoro che fosse formativo. Anche qui la scena è divisa in tre parti e indica come la realtà si definisce, passando da sinistra verso destra, in cui si annichilisce.
Ci sono i due versi dell'esistere, quello che mostra in primo luogo la realtà nella sua massima definizione, poi quella che la mette in movimento fino ad annichilirla e a farla rientrare nel suo puro esistere in potenza, questa volta rappresentato sulla destra. Questi quattro quadri di una unica visione sono ancora in mio possesso e sono a decorazione del soffitto della stanzetta in cui io vivo. Ve lo mostro, questo soffitto. Questo dipinto rappresenta il pantareismo attraverso quali sezioni V e O, verticali e orizzontali, e tutto ciò alla ricerca del senso segreto. La divisione è infatti solo un pretesto. Le due dimensioni di un piano lacerano quella infinita del reale che rendono sconfinante in ogni senso anche di quello immaginario. La pittura che agisce per piani superi così i propri limiti strutturali alla ricerca delle dimensioni pure del tempo. Anche questo, il momento è proprio quello del pantareismo che illustrava proprio il movimento in cui era immersa tutta la natura. Vedete scene di proprio quel tipo lì. Dipingevo anche queste nature morte. Ce n'è tutta una serie e anche questi in parte sono nel soffitto della mia stanzetta. Sono tutti quadri dello stesso formato. 80x60. Li avevo comprati in gran numero perché dovevo rivestire con essi una soffitta che avevo in Milano, via Pietro Colletta, e che avevo intenzione di trasformare in una sorta di pinacoteca, perché li avrei smontati, dipinti e rimessi mentre facevano da controsoffittatura di circa 200 metri quadrati di soffitta. Ed erano quasi 200. Ecco una serie di questi quadri. In queste nature morte ho espresso unicamente il mio gusto per il colore. Osservando la natura nel suo porsi, nel suo disporsi, dinamico, folcloristico, all'interno di un significato che in un certo senso è appiattito in una pura presenza di colori quasi privi della loro valenza come volume e ridotti unicamente a puro segno.
quelli che vedete di origine marina che appaiono adesso furono dipinti tutti in una unica occasione là. Immagine che vedete a destra è invece una opera che rappresenta chi è stata per me una donna che mi ha influenzato per tutta la vita. L'ho dipinta con i capelli mezzi neri e mezzi bianchi, mezzi neri perché volevo sposarla quando avevo 20 anni, ma non fu possibile, non era destinato. Tornò a ripresentarsi nella mia vita 30 anni dopo, quando aveva tutti i capelli bianchi, e nuovamente riscoccò quel sentimento che non si era mai spento in effetti. Ma fu in vano nuovamente. E poi viene l'ultimo momento della mia vita pittorica, quando, trasferitomi a Saronno, subii l'influenza della maestra della cantoria e dipinsi una quarantina di queste opere che rappresentavano i membri della cantoria di Cassino Ferrara per come li avevo conosciuti e memorizzati appena nel primo anno in cui ero entrato nel coro. Mi feci aiutare da un filmato che avevo realizzato sulla cantoria e così fui in grado di fare questo escamotage in cui regalai queste opere a chi le volle. Alla mia maestra di musica avevo scritto questa canzone intitolata Tendimi le braccia e le dedicai questo dipinto, nel quale le braccia che doveva tendermi non erano quelle reali, ma quelle ideali di una accoglienza che lei non mi manifestava in alcun modo. Questa invece era una delle canzoni che facevano parte delle nostre musiche. Chi mi ama sarà amato. E in essa alludevo a quella cosa che dovrebbe accadere tra le persone, essere ricambiati, specie quando l'amore che si dona è quello purissimo dell'animo. Così sono una parte delle mie opere di pittura che io ho realizzato nella mia vita. Sono realmente concentrate in 3 momenti nei quali la mia fantasia aveva la necessità di esprimersi in modo pittorico. 3 momenti con in mezzo un grande silenzio sotto il profilo espressivo, perché erano attimi vissuti secondo altre mie intenzioni, perché io nell'arco della mia vita sono stato interessato da tutti i suoi aspetti, esercitandoli, diciamo così, a incastro. E la filosofia, la cultura hanno fatto parte della mia vita in modo vivo e presente, e io qui vi ho voluto dare solo un saggio
delle circa 300 opere che oggi sono in giro e che un giorno faranno parte della storia personale e pittorica che mi riguarda.